seminando le piante di pomodoro. Queste piante sono nate un po' in modo autonomo. La legatura è importantissima perché altrimenti la pianta di pomodoro tenderebbe a strisciare per terra, e questo rischia, cioè così esponiamo la pianta al terreno, e nel terreno vuol dire animali, ristagno idrico. Quindi sempre meglio riuscire a dare alla pianta un sostegno. Per questo le stiamo legando. Avevo aspettato a legarle perché erano ancora un attimino deboli e soprattutto sembrava dovessero morire, quindi non ho voluto, diciamo, scommettere molto su queste piante. Mi sono sbagliato perché sono forse tra le piante migliori che ho. Erano quelle non legate, e probabilmente è questo che le ha salvate nella tempesta, il fatto di essere appunto non legate nel terreno, e quindi non avere non subire gli effetti del vento e della grandine. Quindi vado a legare anche l'altra piantina, che è questa. Mi attrezzerò anch'io nei prossimi video con telecamere migliori. Le leghiamo, vediamo di conficcare il palo bene nel terreno. Come vedete, già la piantina è già dritta. Il terreno, quando gli ho dato una fresata molto veloce questa primavera, in più ho usato un sacco di paglia. In verità non era paglia, perché erano i resti dell'erba seccata del mio campo. Credo che va benissimo il discorso della pacematura, ma è inutile andare a comprare prodotti vari, quali paglia o altro, quando li abbiamo dietro casa. Soprattutto consigliavo ai miei vicini, che avevano e hanno un giardino, di tenere l'erba che tagliano, lasciarla seccare e dopo utilizzarla proprio nel giardino. Mi raccomando, l'erba deve essere secca, altrimenti l'effetto che avete se mettete l'erba fresca sparsa nel giardino è quello che l'erba crea proprio uno strato che uccide totalmente l'erba che avete, o tutto, insomma, le piantine che avete seminato, perché non lascia passare l'acqua, fa un effetto colla. Quindi vi consiglio, almeno lasciate seccare l'erba sotto un telo o altro, e basta. Io direi che qua il lavoro è stato abbastanza ben fatto. Eliminiamo i rametti, quelli più bassi, perché vogliamo che la pianta si sviluppi in altezza, e direi che il lavoro è ben fatto. Bene, passiamo ora alle altre piantine, andiamo a legarle e dopo passeremo agli altri ortaggi.